Allora, faremo un brano che trovate dopo l'ultimo, Il filtro magico si intitola, ed è tratto dal romanzo di Tristano Isotta, nella versione di un autore, diciamo, contemporaneo che lo ha rielaborato. Quindi è anche scritto in una lingua piuttosto agevole alla comprensione. Allora, all'interno di questo brano ci sono le tematiche tipiche del ciclo bretone. Perché quello che è successo prima, la parte che leggeremo, è che un eroe, che è appunto Tristano, potete immaginare che la donzella potrebbe chiamarsi Isotta, ha ucciso un drago che terrorizza un paese, e in Irlanda appunto, dove è approdato. In cambio il re, anche se Tristano in precedenza gli ha ammazzato il figlio, che si chiamava Amoroth, acconsente a far sposare la figlia Isotta, non con Tristano, ma con il re Marco di Cornovaglia, che è, diciamo, il re per il quale combatte appunto questo eroe. Ok? E di cosa parla questo brano? Praticamente, quando se ne vanno da questo luogo, viene consegnato a Isotta un filtro magico che serve, che lei dovrebbe bere nella prima notte di nozze per innamorarsi perdutamente di questo consorte che evidentemente le è stato affibbiato. Di sicuro lei non se lo è scelto. E succede che in errore, per errore, mentre viaggiano all'interno della nave che li riporterà a casa, il filtro venga bevuto da Isotta insieme a Tristano, e quindi si innamorano, ma sono destinati a essere infelici perché lei è promessa a un altro. Questo sarebbe il tema degli amanti infelici, molto fortunato e diffuso nei romanzi medievali, e è evidente che oltre all'amore, all'interno di questa storia ha grande importanza anche la magia, il filtro incantato. Quindi è un tipico esempio di brano che potremmo leggere nell'ambito dell'epica medievale, nel ramo chiaramente nel ramo del ciclo bretone. Quando giunse il tempo di consegnare Isotta ai cavalieri di Cornovaglia, sua madre colse erbe, fiori e radici, le fece macerare nel vino e preparò una potente pozione. Versato in una fiala il composto, che era frutto della scienza non meno che della magia, disse segretamente all'ancella Brangian. E quindi l'ancella dice: figliola, tu che le sei fedele, devi seguire Isotta nel paese di re Marco. Prendi dunque, a cui è promessa Isotta appunto, prendi dunque con te questa fiala di vino e rammentati delle mie parole. Nascondila in modo tale che occhio non la veda, né labbro le si possa accostare. Per berla, no? Ma all'avvicinarsi della notte delle nozze, nell'istante in cui gli sposi saranno lasciati soli, tu verserai questo vino speziato, cioè arricchito con spezie che conferiscono un sapore un po' più ricco, un po' più particolare al vino, nella coppa la presenterai al re Marco e alla regina Isotta perché la vuotino insieme. Quindi, bevendo questo vino incantato, questo vino con questo filtro magico, dovrebbe succedere qualcosa che adesso spiegherà. Vada bene, figlia mia, che essi soli possano gustarne il contenuto. Siccome è magico il potere contenuto in questa pozione, coloro che ne verranno insieme si ameranno con tutto il cuore e con la mente per sempre in vita e in morte. Quindi è un filtro d'amore. Brangian promise alla regina che la sua volontà sarebbe stata fatta. La nave, solcando le onde profonde, portava via con sé Isotta, ma più si allontanava dalla terra d'Irlanda, più tristemente la fanciulla rompeva in lamenti. Seduta sotto la tenda dove era stata relegata con la sua ancella Brangian, ella piangeva al ricordo della terra natale. Ove l'avrebbero condotta quegli stranieri? Da chi e verso quale destino? Quando Tristano le si avvicinava, volendola allietare con dolci parole, ella ancor più si adirava, lo respingeva e il rancore le gonfiava il cuore. Come osava starle intorno proprio lui, il rapitore, l'uccisore di Amorold? Amorold, per capirsi, è questo gigante che era il fratello di lei, di Isotta. Quindi lei sta viaggiando con chi le ha ammazzato il fratello.
Un giorno i venti caddero e le vele si afflosciarono lungo l'albero. Tristano fece gettare l'ancora presso un'isola e, stanchi della lunga navigazione, i 100 cavalieri di Cornovaglia e marinai scesero sulla riva. Solo Isotta con una giovane ancella rimase sulla nave. Tristano si recò dalla regina per cercare di sollevarle lo spirito. Il sole scottava ed essi avevano sete, chiesero qualcosa da bere per mitigare la sete, e questo qui sarebbe ovviamente la situazione che innesca il fattaccio. La giovinetta, andando alla ricerca di qualche bevanda, finì per trovare la fiala affidata a Brangian dalla madre di Isotta. «Ho trovato del vino!» gridò. «No, non era vino, era la passione, era l'estasi, cioè il piacere. Selvaggia e l'angoscia senza fine, era la morte!» La giovinetta riempì una coppa e la presentò alla sua signora. Ella beve a lunghi sorsi e poi tese il calice a Tristano. In quell'istante entrò Brangian e vide i due che si guardavano in silenzio come smarriti in profondo rapimento. Perché hanno bevuto il filtro magico d'amore, si sono guardati, erano solo lui e lei, e quindi ora sono innamorati per sempre, corpo e mente. Davanti a essi stava la coppa e la fiala ormai quasi vuota. Ella l'afferrò, corse a poppa e la lanciò nelle onde gemendo, cioè lamentandosi. «Me sventurata, maledetto sia il giorno in cui sono nata e maledetto quello in cui sono salita su questa nave. Isotta, amica mia, e tu, Tristano, quella che avete bevuto altro non è che la vostra morte, perché la situazione di essere innamorati l'uno con l'altra non potrà che portare dispiaceri a entrambi». Di nuovo la nave presa a far vela verso Tintagel. Pareva a Tristano che un cespuglio sempre verde, con spine acute e fiori odorosi, affondasse le sue radici nel sangue del cuore e che con indissolubili, cioè che non si possono sciogliere, legami, avvincesse, cioè legasse il suo corpo. Ogni suo pensiero, ogni desiderio al bel corpo di Isotta, perché lui è innamorato ed è addolorato perché non può farne a meno, e questo è male. Per due giorni Brangian li spiò, li vide rifiutare ogni cibo, bevanda e conforto, cercarsi come ciechi che avanzano, attentoni l'uno verso l'altra, infelici quando languivano, cioè quando si lamentavano, separati, ma ancora più felici quando riuniti tremavano davanti all'orrore di una prima aperta confessione, perché loro non si possono amare. Al terzo giorno, vedendo Tristano avvicinarsi alla tenda sotto la quale la stava seduta, Isotta umilmente gli si rivolse. «Entrate, signore, regina, qual è dunque il vostro tormento, cioè cos'è che vi fa star male?» Ella rispose: «L'amore che nutro per voi», e glielo dice, no? Allora le loro labbra si incontrarono, ma nel preciso istante in cui essi per la prima volta si inebriavano della gioia dell'amore, perché sono felici di scambiarsi questo bacio, Brangian, che li spiava, gettò un grido e con le braccia tese e il volto inondato di lacrime si gettò ai loro piedi. «Sventurati, arrestatevi e tornate sui vostri passi se ancora lo potete, cosa che non credo sia ormai più possibile. Già la forza dell'amore vi stringe nelle sue catene, sicché mai più vi sarà data gioia senza dolore. Da questa coppa maledetta avete bevuto l'amore e la morte». Che cosa succederà? Beh, per saperlo dovreste leggere il romanzo di Tristano e Isotta, ma niente di buono, temo.